veramente vergognose le immagini che girano sui social, le fotografie che ci hanno inviato e che vi mostriamo. Una discarica interminabile all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, nei pressi del pronto soccorso e ci dicono anche nei pressi della camera mortuaria. Rifiuti accumulati a mai finire. La competenza di rimuovere questi rifiuti è dell'ASP, ma l'ASP, da quando è partita la raccolta differenziata ad Agrigento, non ha mai differenziato. Nonostante il comune ha intimato diverse volte all'ASP di differenziare, questo non è mai accaduto. Diverse anche le multe elevate, le rassicurazioni da parte della direzione, ma nulla è cambiato. Il 18 febbraio scorso il comune di Agrigento ha stanziato 30.000 euro per pagare una ditta e bonificare l'area, soldi che poi devono essere restituiti dall'ASP. Ma comunque, da quello che vediamo da queste foto, la spazzatura è sempre in continuo aumento e nessuno l'ha rimossa, oppure se l'ha rimossa si è nuovamente accumulata, ma non crediamo perché è tantissima. A inviarci le foto e a parlare al nostro microfono il vice coordinatore provinciale di Agrigento di Italexit, Manuel Samaritano, che è stato chiamato da alcuni cittadini di Agrigento a vedere la situazione. A seguito delle varie segnalazioni degli agrigentini che ho ricevuto, mi sono recato questa mattina presso l'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. La situazione della spazzatura per quanto riguarda l'ospedale è semplicemente vergognosa. Mi sono ritrovato davanti a quintali di sacchi di spazzatura dove non viene raccolta, anzi viene raccolta bene o male una volta a settimana. Possiamo immaginare che l'ospedale, con tutti i pazienti, la spazzatura che si crea è fuori dal normale e che quindi dovrebbe essere raccolta giornalmente. Invece la spazzatura viene raccolta una volta a settimana e la situazione è veramente drastica perché ci ritroviamo in un ospedale dove l'igiene e la sicurezza per i pazienti dovrebbe essere al primo posto. Quindi chiediamo come Italexit al manager, al sindaco e alle autorità di intervenire con immediatezza affinché la situazione venga ripresa sotto controllo e che l'azienda per la spazzatura, per la raccolta della spazzatura, passi giornalmente per questa raccolta.